Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Oddio, non vedevo l'ora di fare questo video perché ho comprato da Tiger questa, no, la Pearl Clay. E io non l'ho ancora aperta, sinceramente, e voglio andarla a provare con voi in questo video e vedere com'è appunto in questo video. Vi avevo fatto una storia su Instagram. Eccola qua, dove avevo detto ho trovato questa nuova pasta di Tiger, vorreste un video? E voi ovviamente il 5% che hanno detto no, sinceramente non capisco che problemi abbiano e almeno ditemi perché, vorrei capire proprio il perché, però il 95% sì, quindi sti cavoletti di Bruxelles, andiamo a fare il video. In tanti mi avete detto Yolanda anch'io l'ho trovata, in tanti mi avete detto Yolanda anch'io l'ho provata, avete riscontrato il problema che questa qui si secca subito. Allora, in realtà io non so come sia perché è la prima volta che la vado ad aprire insieme a voi in questo video, però leggiamo dietro. Allora, pasta modellabile, quindi in realtà sta scritto qua in italiano, pasta modellabile in perline con glitter, pasta modellabile autoindurente. Ecco, quindi in realtà questa qua, come vedete qua, si fanno le formine per i bambini, è una pasta modellabile con le perline, utilizzabile sulla maggior parte degli oggetti e delle superfici. Una volta asciutta conserva i colori e le dimensioni. Quindi di regola questa dovrebbe essere appunto una pasta modellabile. Allora, andiamo ad aprirla. Io non lo so, è la prima volta che la vado ad aprire ed è la prima volta che la vedo. Oddio! Oddio, ma sembra slime! Guardate, raga, sotto sembra slime! Allora, la prima impressione è quella che non viene via dal barattolo. La metto un attimo qui. Mamma mia, sto avendo una difficoltà incredibile. Se lo volete sapere, questi qua li ho pagati 5 euro, perché sono 5, giusto? Sì. 1 euro a barattolo sarebbe. Allora, adesso andiamo a vedere prima la consistenza di tutte le paste. Sembra slime. Magari voglio andare a provare ad imitarla. Guardate. Sentite. Ragazzi, allora, devo ammettere che come morbidezza, molto morbida per essere una pasta modellabile, a me sembra più uno slime, perché fa i filamenti, cioè non so, io una pasta del genere così non l'avevo mai provata. Allora, questa verde mi garba, sì, vediamo questa gialla. Oh, questa gialla è molto più morbida, bellissima, guardate. Allora, questa gialla si è staccata molto più facilmente dal suo contenitore ed è molto più morbida rispetto a questa verde. Io per questo le voglio andare ad aprire tutte quante per vedere la loro come sono appunto. Allora, raga, è morbidissima. Mamma mia, adoro, guardate, sembra lo slime. Questa qua gialla è bellissima perché questa qua forse ci sono un sacco troppe palline forse all'interno. Forse un po' tantine, infatti vedete, non so, cioè non lo so, a me sembra che qua ci sia molto più cose tipo slimosa, invece qua molte palline rispetto alla gialla. Allora, vediamo la viola, sono curiosissima. Oh, anche questa se ne è venuta molto facilmente. Andiamola a mescolare, guardate qua, sembra dello, guardate qua, sembra slime. Allora, andiamo a mescolare anche questa. Rispetto alla verde e alla gialla sembra un cincinino più dura, non so perché, dovrebbe essere glitterata, ma i glitter io non li vedo, li vedo poco. Faccio molta più fatica a tirarla rispetto alle altre due paste, però è lo stesso morbida, cioè nel senso, di regola dovrebbe essere una pasta modellabile, non uno slime. Magari dopo andiamo a fare degli esperimenti, eh. Andiamo ad aprire il blu, il rosso per ultimo. Guardate, mio Dio, è bellissima. La vedo più bagnaticcia questa. Sì, è più bagnaticcia, oddio. Ovviamente se voi l'avete comprata, lo sapete, è tanto tanto morbida. Questa qua, rispetto alla viola, è molto più morbida. Guardate. Non so, a me dà questa impressione. È molto più morbida, molto più malleabile rispetto alla viola.
andiamo ad aprire l'ultimo barattolo, che è questo rosso. Allora, sopra sembra molto viscido, è molto bagnaticcio, e voglio andare a prelevare il prodotto e vedo che trovo abbastanza difficoltà. Allora, mi aiuto con il mio contenitore. Trovo un po' difficoltà nell'andare a prelevare il prodotto perché è molto... Guardate sotto, vedete com'è sotto? È molto 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 appiccicoso. Qua, anche rispetto a questo, io vedo molto più prodotto in questo qua rosso. Non so, è una mia impressione. Ed è morbidissimo. Oddio ragazzi, questo è morbidissimo. È molto 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 appiccicosa, è più appiccicosa. Oh, guardate però quanto prodotto, mamma mia, ce n'è proprio un sacco. Questa arriva fino a sopra, mamma mia, questo è tantissimo. Allora, la differenza, vedete, qua straborda quasi il prodotto, mentre qua non ne è tanto, quello blu, per niente. Allora, quelli medi, normali, sono questi tre, mentre qua ne è un pochino di meno, e qua straborda, che poi non capisco il perché, ne è tantissimo. Allora, voglio andare a fare questo esperimento. Nel frattempo, vediamo se riesco ad ammorbidirla con un pochino di crema. Poi voglio andare anche a ricopiare questo tipo di pasta modellabile, che per me comunque invece è uno slime, perché io potrei andarla comunque a ricopiare questo tipo di pasta. Allora, vado a prendere della crema. Loro non lo chiamano slime, purtroppo, ma lo chiamano pasta modellabile. Ma per me è uno slime, perché comunque ha la stessa morbidezza di uno slime e si allunga come uno slime. Io non lo so. E poi è crunchy come uno slime. Allora, andiamo ad aggiungere un pochino di crema. Crema corpo, in questo caso crema corpo, proprio un pizzico, e vediamo se riusciamo comunque a renderlo morbido. Ah, la differenza già si nota, raga, e si nota, e come è diventato stra iper morbidissimo. Wow, cioè raga, è diventato stra morbido. E ripeto, stramorbido e super crunchy immediatamente. Allora, quindi se mettete la crema e avete questo tipo di pasta, sapete che potete andarla ad ammorbidire in questo modo. Allora, in questa ciotolina vorrei andare a mettere della colla per vedere se riesco a ricreare questo tipo di pasta modellabile barra slime, perché non so ancora, capite che stare. Allora, sono andata a mettere della colla dentro questa ciotola, vado a prendere le mie palline. Io ho comprato anche questi da Tiger, che sono veramente fantastici. Sono dei glitter nuovi, io li vedo, se li trovate, secondo me sono molto validi, perché sono super iper olografici. In questo caso lo vado a fare giallo, perché ho messo comunque dei glitter oro. Allora, già in questo caso io ho qua le mie palline, vedete, ho cercato di prendere delle palline uguali. Vado a mettere già le mie palline all'interno della colla, così da farle amalgamare. Allora, se non è tanto giallo o tanto glitterato, possiamo andare a mettere altro colore. Per andarlo appunto a ricreare, bisogna che lo slime abbia una consistenza molto molto densa. E adesso vado ad usare il mio acido borico, che vado a mettere gradualmente. Mi raccomando ragazzi, come vedete, piano piano sta diventando molto appiccicoso. Non è ancora così, vado ad aggiungere altre palline. Adesso lo vado a modellare appunto con le mie mani. Sembra anche questo, sinceramente, una pasta modellabile. Però diciamo che la consistenza è praticamente quasi uguale. Cioè, vedete se andassimo a mischiare un po' di questa pasta all'interno dello slime? No, vabbè, raga. La consistenza perfetta. Oddio! E in questo contenitore qua vado a provare la colla della Elmer's.
Allora, vediamo. Andiamo a mescolare. E allora no, in questo caso, oh mio Dio, è ancora tanto 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 appiccicoso. Allora, sono andata ad aggiungere altro gel e il mio slime ovviamente si è ammorbidito. Cioè, guardate. Andiamo ad andare a prendere un pezzo di questo sempre ed aggiungerò allo slime. Facciamo così. Già rispetto all'altro slime è molto molto ma molto diversa. Fidatevi di me. È molto più compatto. Guardate, è molto più compatto rispetto a quest'altro, che un pochino, diciamo, si scioglie, mentre questo è compattissimo, ma già così è compatto. E questo, raga, questo con la colla Elmer's, guardate, allora ragazzi, io spero che questo video con dove provo con voi queste nuove paste di Tiger e ho cercato comunque di ricrearle, mischiarle al mio slime, vi sia piaciuto. Con questo è tutto, vi mando un bacio e un abbraccio, in descrizione trovate il link del mio libro, mi raccomando andatelo a comprare che presto ci saranno dei nuovi firmacopie, il link delle mie magliette e Facebook ed Instagram. Noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video e più tardi alle 18 con un nuovo video. Bye bye!